cioè, vedo che è tutto, cioè, c'è nessuno? Questa? Eh no, eh no, no, no. One moment, please. Una chiesa molto antica, anche questa, devo dire. Però noi dobbiamo arrivare lì, no? Dove ci sono quelle tre torri. In un posto così mi rifiuto di mettere la mascherina. Come si fa? Si fa. Allora, giro di ricognizione perché siamo a Talbignano, ok? Allora, ci ho messo un po' a capire come arrivare qui, insomma, non è proprio, sai, non è che uno ci arriva così subito, no, devi girare un po', tornare indietro, poi dopo sperare di saltarci fuori. Questa è la chiesa. Qui abbiamo la chiesa, guardate soltanto il sasso, Madonna, pazzesco. Partiamo da questo spiazzo, campanilotto, che comunque devo dire che ha delle campane. Le campane proprio cosa? Beh, amici, questa è, diciamo, la chiesa, però voglio portarvi a vedere, diciamo, il borgo. Cos'è questo? Circolo. Questo è un circolo, cioè, pazzesco, tutto serrato, tutto è chiuso, cioè non c'è, chissà, ma secondo me questi poi vengono aperti, eh? Questi poi vengono aperti quando ci sono le sagre, quando ci sono, questa parte l'abbiamo vista, diciamo. E per arrivare al borgo bisogna andare giù per questo vialotto, questa via che porta, che a un certo punto diventa uno sterrato. Adesso c'è una casa, sento odore di mele. Palazzo Cesis, che era, diciamo, fin dal 600 era la dimora dei Cesi, no? Diciamo che gli elementi strutturali più interessanti sono appunto le tre torri. Buongiorno, c'è nessuno? Cristo, sa che è così, questo giro Talbignano e niente, ho chiesto qui a questa signora qui gentilmente se gli ho suonato e se sa qualcosa riguardo appunto al borgo. Adesso vediamo, perché alla fine bisognerà chiedere a loro. Per adesso è un po' messo così, vedete che lì su siamo proprio a due passi, perché lì su abbiamo la chiesa e il campanile di San Martino, e quindi volevo vedere appunto questa parte qui. Adesso sentiamo un po', vediamo. Nelle campane, questo è
abbiamo sempre la nostra grazia. Ciao. Ciao. Allora, praticamente, guarda, qua stiamo facendo una ristrutturazione del lato di qua, perché io sono proprietario di questa parte. Ok. Che okay, quella lì è la stalla, praticamente. Ah, ok. Solo che partiremo il prossimo anno, perché ci hanno bloccato un attimino i vicini, tutto lì. Ok, ok. Però c'è già un progetto approvato dalla sovrintendenza. Ok. Se vuoi fare delle foto qua, puoi fare solo entrare di lì. Magari. Ah, cos'è? Ah. Non mi sto intrufolando. Così, tanto per, ho parlato con quel ragazzo lì che avete visto e mi ha detto che posso entrare. Poi io intanto vediamo, insomma, vediamo questo. Non avrei, ecco, vedi, lui infatti mi ha detto che lui, questa è la sua parte. Arriva fin qua. Oh, comunque devo dire che è molto bello, stanno ristrutturando tutto e... Quindi, ok ragazzi, allora... Questo è il borgo di Talbignano oggi. Oggi è questo. Quindi a questo punto io, anzi, mi stava dicendo che c'è un altro borgo molto interessante, il borgo di San Martino. Che ne dite? Siamo già capiti?